Taranto riparte dalle sue vocazioni e la pesca e la mitilicoltura rappresentano il vero motore di sviluppo di una città che non può avvitarsi sul dilemma dell'industria pesante. Grazie al lavoro svolto in questi anni in regione ci sono già gli strumenti per cogliere questa sfida. Così il senatore Dario Stefano, presidente del movimento Puglia in Più, al convegno Le risorse comunitarie 2014-2020 per i settori di pesca e mitilicoltura, svoltosi ieri a Taranto all'Hotel Plaza su iniziativa del coordinamento provinciale della Puglia in Più. Dopo i saluti dei due coordinatori Simona Scarpati e Tullio Mancino, sono intervenuti il responsabile del settore pesca della regione Puglia, Giuseppe Donghia, e l'imprenditrice Daniela Setaro, delle officine marine tarantine. Quindi le conclusioni del senatore Stefano. A illustrare gli investimenti per il settore della pesca e dell'acquacoltura in Puglia, previsti dalla programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, è stato il dottor Donghia. Con una disponibilità finanziaria di circa 90 milioni di euro destinati alla Puglia, saranno numerose le opportunità di rilancio dei settori produttivi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione, nonché le forme che si attiveranno di sviluppo locale condiviso con altre strategie di crescita territoriale. Per Taranto, dunque, un'occasione imperdibile, anche perché, grazie al lavoro svolto in regione prima dallo stesso senatore Stefano e poi dall'assessore Fabrizio Nardoni, le basi sono state poste e vanno rilanciate a partire dall'attivazione dell'osservatorio sulla pesca e al trasferimento da Manfredonia a Taranto del distretto regionale della pesca. Questi altri interventi rendono appetibile il settore e favoriscono l'ingresso di nuovi attori, come nel caso di Officine Marine Taranto, una cooperativa sorta 3 anni fa e già operativa in Mar Grande, della cui mission ha parlato una delle protagoniste del progetto, Daniela Setaro. La nostra organizzazione produttiva, che fa leva sull'acquacoltura, mira ad ampliare la gamma dell'offerta, che non è solo commerciale, acquisto e produzione dei prodotti da immettere nel mercato nazionale e internazionale, ma che punta alla creazione di una vera e propria filiera, formazione, comunicazione, intese e associazionismo con le cooperative e gli operatori del settore. Insomma, l'unione fa la forza. Deve essere questo il fulcro del progetto, che è stato illustrato attraverso un video.